Diciamo che tutti i mercati sono un po' calati, questo per essere sabato è calato di più, anche perché il mercato non è messo bene, la gente si prende la frutta e il pesce e poi se ne va a casa, perché la frutta e il pesce sono da un'altra parte. Ma secondo lei cosa si potrebbe fare per rilanciare il mercato? Primo di tutto mettere i poli, un po' di pesce, quando c'era il formaggio qua la gente ce n'era il triplo. Perché io ho 50 anni che vengo, per cui lo so bene, quando c'era due di formaggio, la gente era obbligata a venire, adesso si prende il pesce là e se ne va a casa. Io personalmente non mi posso lamentare, perché il mercato va bene, vabbè che io ho anche il riferimento della pescheria, siamo qua da una vita, si lavora, ovvio. C'è stato un calo generale a livello economico, ma quello è lampante, lo si sa tutti. Nello specifico il mercato di Pieve, posso dire il mio contesto, che faccio molti meno clienti rispetto a una volta, ma clienti più sani, cioè spese più grosse, quindi a livello di incassi non ci mancano, tutto qua. Questo posso dire io, c'è meno movimento senz'altro, però Pieve si salda perché è di sabato. E per rilanciare il mercato cosa si dovrebbe fare? Cosa sarebbe fare? Sarebbe da fare che l'amministrazione sentisse le esigenze dei commercianti, tutto qua. La situazione è discreta, comunque non è il massimo, siamo in decadenza. E i motivi secondo lei? I motivi sono le aperture domenicali. Madonna! Aperture domenicali e la liberalizzazione. Io da 20 anni che sono qui a Pieve di Soligo. E la situazione adesso com'è? La crisi si sente, però lavorando con la qualità e con un po' di serietà si riesce ancora a fare qualcosa di buono. Ma il mercato di Pieve rispetto a quelli degli altri paesi com'è? Ma è un po' generale, c'è un po' di crisi generale diciamo, però come ripeto, cercando di dare il meglio qualcosa si riesce ancora a spuntare. Sempre peggio ultimamente, sì. Ma qualche soluzione secondo lei quale può essere? Abbassare le tasse, quella senz'altro, guarda. Abbassare le tasse e diminuire casomai il plateatico, visto che non si lavora, e in più quello che incide molto, beh qua a Pieve no, però la tassa sulla spazzatura a Pieve non c'è, per fortuna è un comune che ha risolto senza farci pagare, però gli altri comuni è in disperazione. Come fa il mercato a Pieve? Sempre bene. Da quant'è che qua? 45 anni. E si lavora? Sempre lavoro, basta far bene e essere onesti. Diciamo calma perché c'è la crisi, comunque noi abbiamo comunque ancora una buona clientela e insomma restiamo a galla. E rispetto agli altri mercati com'è la situazione più vicina? Mercato discreto, ancora può andare insomma, magari fossero tutti così. Un periodo difficile, naturalmente c'è più offerta e domanda, per cui l'abbigliamento soprattutto o il commercio in generale, anche la ristorazione, c'è molta offerta e meno richiesta, quindi è un periodo difficile e competitivo al massimo. Ma il mercato di Pieve rispetto agli altri come si difende? Va meglio, va peggio? Il mercato si difende in quanto è una giornata, il sabato, che a differenza degli altri mercati c'è un po' più gente, quindi si difende. Posto, la località è splendida, quindi dopo come tutte le cose vanno incentivati di più maggiormente e aiutati a capire le problematiche del cliente soprattutto, che desidera avere servizi sempre più efficienti. I motivi del calo? Da internet a centri commerciali che aprono molto più spesso, ma svariati diciamo, meno soldi dalla gente. Dani a questa parte è calato parecchio. Ma secondo lei cosa si dovrebbe fare per rilanciare il mercato? Forse non so, dargli alla gente un po' più di soldi in tasca disponibili, con le meno tasse allora la gente è più disponibile. Va sempre peggio. Perché la gente non c'è più soldi e banche ha messo a carità il Veneto. Rilanciare vuole che banche dei soldi a chi ha rubai. E ora si rilancia l'economia, se no l'economia le ha carte, non c'è niente a fare, guarda. Non c'è niente. E da quanto tempo la bancarella Pieve? Pieve sul Lio saranno 30 anni. E come sta andando il mercato di Pieve? Adesso è calato molto, però a parte che è calato in generale, i mercati in generale, però Pieve è un po' così, cioè non proprio eccezionale. Ma qualche proposta per rilanciare il mercato da parte sua, qualcosa che si potrebbe migliorare? Ma da migliorare ormai non c'è più niente, perché con la scusa dei centri commerciali ti portano via tanto che l'hanno. Perché ne è stato un po' di straca dappertutto e anche a Pieve la Celesta, questa è la realtà, non è che sia. Ma secondo i motivi della.
La gente che cambia modo, una volta era una tradizione venire al mercato, adesso tutte le domeniche verde dappertutto, voto che uno viene qua che c'è per freddo, e va in un ipermercato al caldo e via, questa è la realtà. Ma modi per rilanciare il mercato secondo lei quali possono essere? Bah, so che qualche speranza che la gente cambi idea.